Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. State vedendo una delle prime registrazioni effettuate dal mio elettroencefalografo che sto utilizzando durante la notte mentre vengo attaccato con le armi ad energie dirette transcraniche in elettroencefalografo satellitare. Ovviamente l'arma crea una sorta di analisi in scansione sintetica e ricrea la localizzazione dei punti dei centri nervosi del mio corpo attraverso una sorta di focalizzazione di immagine che rimette le frequenze primarie dei centri nervosi e loro attaccano il mio corpo irradiando queste radiazioni disumane. Alle ore 5:30 di questa mattina del 23 2015, l'attacco con l'arma ad energia diretta in elettroencefalografo transcranico è stata veramente devastante e disumana. Dolori fortissimi su tutto il corpo, con aumento della pressione cardiaca, con aumento della pressione sanguigna e aumento delle gravi patologie derivanti a un forte bruciore sul viso e su tutte le parti del corpo emanate dalla radiazione a microonde che viene sparata sul nostro corpo dal satellite. In più avevo dei fortissimi rumori all'interno dei condotti uditivi con flash di luce fortissimi che venivano rimessi dall'amplificazione dell'elettroencefalografo in pressione transcranica che passa attraverso la corrente elettrica della abitazione o a delle amplificazioni a particelle di luce che penetrano attraverso i nostri condotti uditivi e attraverso i nostri occhi attraverso questa arma disumana con attacco ad energia diretta a pressione transcranica. Ovviamente l'elettroencefalografo che manipola le frequenze alfa, le frequenze beta, le frequenze delta, le frequenze teta e le frequenze gamma fa sì che l'armonia delle frequenze fisiologiche venga destabilizzata totalmente da una sorta di elettroshock che viene immesso nel cervello, nel corpo e nella nostra mente attraverso queste armi disumane. Mi sono svegliato di soprassalto con questi dolori, bruciori, rumori e gravi patologie all'interno del cervello e ho visto la registrazione dell'attacco con l'arma ad energia diretta satellitare, capendo che non siamo dei pazzi, capendo che non siamo dei schizofrenici, ma veniamo sottoposti ad attacchi disumani. Alle 6:30 del 23 2015, dopo l'attacco con l'arma ad energia diretta satellitare in elettroencefalografo transcranico, che l'attacco è durato circa 40 minuti, si stavano restabilizzando tutte le frequenze cerebrali, tutte le frequenze fisiologiche, perché dovevano effettuare il cambio del turno che avviene alle 7 di mattina e non dovevano far vedere a qualcuno l'esperimento o la manipolazione effettuata attraverso questi sistemi di arma ad energia diretta. Ovviamente, come potete vedere proprio sul grafico, le frequenze si erano stabilizzate, l'attacco era diminuito, erano diminuiti i bruciori sul corpo, sul viso, il battito cardiaco era diminuito e mi stavo raffreddando mano a mano che venivano eliminate le frequenze sul mio corpo, all'interno del cervello, all'interno degli occhi, all'interno dei condotti uditivi. Quindi le mie ricerche, i miei test che da anni ho sempre detto a tutti: compriamo un elettroencefalografo, che questa è un'arma che lavora con le frequenze cerebrali, con le frequenze neurali, sia attraverso i condotti uditivi, sia attraverso
le frequenze di luce e sia attraverso la destabilizzazione delle frequenze armoniche fisiologiche che vengono immesse all'interno della pineale, all'interno del cordone cerebrale, all'interno del cordone spinale, all'interno dei punti dei centri nervosi di tutto il corpo. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia, vittima di armi ad energie dirette satellitari da 5.350 giorni. Un saluto a tutti amici.